Tutte le crepe sono pronte. Se nei giorni di festa mi alleno. Ciao! Continua a leggere. Un kiwi bello succoso. Quando Luna pretende il pollo, ti aspetta al varco, da lontano ti guarda, la seguo, umana, umana, in cucina, guarda, direttamente al frigo, pollo. Ah, chiede pure, capito? Tenga, signorina, le cambio il piatto, scusi. Guardi, le lascio anche un pochino di latte, così beve. Anche questo video inizia dal bagno, sta diventando una costante. Ho il maglione, questo qua, ma è quello di Jimmy. Purtroppo il lavaggio nella vasca non ha funzionato, ma mi avete detto di riprovare con il balsamo perché dovrebbe funzionare, perché non ha l'agente detergente come lo shampoo 3 in 1. Ovviamente se devo farlo devo far male, quindi ci riproverò. Nel frattempo utilizzo questo e me lo godo. Volevo chiedervi cosa ne pensate di questa lunghezza di capelli? Perché secondo me al momento ho trovato la giusta, perfetta lunghezza per il mio viso. Aprile dell'anno scorso, in realtà proprio a Pasqua dell'anno scorso, li avevo ritagliati, ma erano venuti veramente troppo corti, vi metto un'immagine qua, erano a livello mento e non mi piacevano, slash non mi piacevo. Invece secondo me adesso, data anche da questa quarantena, il fatto che non vado a parrucchiere da 3-4 mesi, ho raggiunto la lunghezza ideale, una lunghezza che mi contorna il viso, ma non sono troppo lunghi affinché me lo allunghino, io ho il viso molto lungo, e non sono troppo corti che non mi piacciono. Magari farli crescere un altro po'? Non lo so. Comunque, ora vado anche a svegliare Jimmy, perché Jimmy purtroppo... Questa ve la devo raccontare così. Jimmy si sarebbe dovuto... Sì, sono seduta sulla tazza del cesso, però è chiuso. Jimmy si sarebbe dovuto laureare la settimana scorsa in una condizione normale, quindi oggi sarebbe un uomo libero. Jimmy si sta laureando in architettura a Firenze, solo che causa coronavirus non ha potuto fare la discussione online, perché in architettura devi presentare i modelli, le tavole, eccetera, e quindi la sua discussione e proclamazione è stata spostata a giugno e quindi deve ancora starci un po' dietro. Lui è molto dedito alla sua tesi, eccetera, e quindi ci sta veramente passando le nottate, lavora bene di notte, io di notte ce la potrei mai fare, quindi tanta stima, e quindi praticamente sta lavorando di notte dormendo di giorno. Sono le 10:15 e sono fuori di un quarto d'ora dal mio fioretto di cambiarmi e indossare activewear entro le 10, quindi ora esco dal mio pigiamino. Proviamo a fare come fanno su TikTok. Voilà! Finalmente mi sono arrivati i nuovi completini e mi sono potuta cambiare. Ho fatto un mese con gli stessi vestiti. Li lavavo ogni tanto. Tu subito, appena uno dorme. Eccoci. Ciao. Lunedì di Pasquetta, appena terminato il mio allenamento cardio, visto che è lunedì, adesso vado a farmi una doccia e poi mi godo il resto della giornata. Mi capita di ricevere alcuni messaggi su Instagram dove ragazze mi chiedono se nei giorni di festa mi alleno. Allora, la risposta è dipende. Se mi trovo nelle condizioni di potermi allenare, perché magari non sto facendo niente, perché magari è un giorno in cui solitamente mi allenerei
e non ho altro da fare, mi alleno senza pensare che è un giorno di festa e quindi non dovrei allenarmi, perché a me piace allenarmi, quindi è come, non lo so, per me allenarmi e inserire l'allenamento nella mia giornata o comunque attività fisica nella mia giornata è come lavarsi la mattina, lavarsi i denti, vestirsi, cioè una cosa normale, non lo vedo come un di più della mia vita e quindi se posso farlo, perché no? È ovvio che nei giorni di festa solitamente c'è più possibilità di stare in compagnia della propria famiglia, non in questo momento, e io poi, vivendo lontana dai miei genitori praticamente tutto l'anno, cerco di dedicare il tempo che potrei dedicare all'allenamento, quindi quell'oretta, a aggiungere un'ora di tempo da passare insieme ai miei. Quindi magari quello è il motivo per cui non mi alleno, però se lo stesso giorno i miei in realtà hanno altri amici da vedere, altre cose da fare e io ho un'ora libera, mi alleno senza problemi. Qui ho le formiche che mi stanno assalendo. Madonna! Oddio! Scusate, mi sono trovata su un formicaio. Non so se le vedete, ma ero letteralmente spiaggiata qua. Secondo me si stanno nutrendo del mio sudore. No, è un formicaio. E nulla, concludo dicendo che allenarsi non deve essere un obbligo, non è un obbligo. Se fa piacere e se ci sono le condizioni, lo faccio. Se non ci sono le condizioni perché ho altro da fare, altre persone con cui stare e altri momenti da godermi, non mi alleno. Però allo stesso tempo vorrei anche dire che a volte il fatto che è festa si utilizza un po' anche come scusa. Ah, ma anche il giorno di Pasqua mangi sano? Ah, ma anche il giorno di Pasqua ti alleni? Anche il giorno di Natale? Se è una cosa che fa star bene, perché no? Se ci sono le condizioni per mangiare bene, perché devo mangiare male solo perché è festa? Basta. Andiamo avanti con la giornata. Ciao. Ma tu non vieni mai a fare un po' di cardio con me? Cos'è sto? Ma ti ho disturbata? In questo periodo mi sono presa benissimo con le crepe e oggi voglio farmela in versione salata per pranzo. Quindi, a differenza di quando le faccio per la colazione in versione dolce, non utilizzerò la farina di cocco e non utilizzerò i semi di chia. Per il resto la ricetta è sempre la stessa. Basic, mix di farine, io utilizzo farina di quinoa e farina di avena, albume, latte, io utilizzo quello vegetale di soia e la chicca è lo shaker. Mi è arrivato da Bulk Powders lo shaker. Io, come sapete, non bevo le proteine in polvere, non mi faccio shake, ma lo sto utilizzando per shakerare il composto. Ah, e una tecnica è mettere prima i liquidi e poi le farine, perché sennò si incollano tutte sul fondo. Quanto vado fiera di questa maglietta. Al tutto, per rendere le crepe più fluffy, aggiungo il bicarbonato e lo faccio reagire col limone. Ho pensato di insaporire un po' l'impasto aggiungendo la spezia garlic and herb. Allora, nel frattempo ho fatto riscaldare la padella. Io ho la fortuna di avere questa padella antiaderente, quindi in realtà non ci devo mettere neanche un goccino d'olio. E la bellezza di usare lo shaker è che bene o male mi riesco anche a dosare. E voilà, tutte le crepe sono pronte. L'idea di metterci l'insaporitore è stata veramente geniale, ve lo dico da sola. E il bello è che si possono preparare in anticipo e anche lasciare qui, oppure persino congelare. Dovrei provarle quando tornerò alla vita normale, provare per fare meal prep e vedere come funzionano, se si congelano, scongelano, eccetera. Per il momento invece le consumiamo subito, me ne sono venute ben 5, quindi molto soddisfacente, e le facciamo. Io ho deciso di farcirle con del salmone affumicato, quark e
rucola. Let's go. E ta-da! Che bellezza! Yay! Allora, queste crepe, Jimmy? Ottimo, davvero ottimo. Jimmy le sta facendo con feta, formaggio, linea, melanzane grigliate, salmone affumicato. Via! Che dolore! Madonna, che dolore! Come vado lei? Io avrei visto l'ultima puntata della seconda stagione. Vederla? Buone lunedì di Pasquetta, come ogni anno, brutto tempo e freddolino, ma sono comunque qua sul dondolo a editare il video dell'allenamento di questa mattina e allo stesso tempo facendo un po' di sudoku. Yeah. Alla fine eravate fermi all'ultimo video, il samurai l'ho completato, bellissimo, è stata una gioia. Adesso sto litigando con questo sudoku difficile. Merenda con yogurt di soia, questo qua bianco senza zuccheri, un kiwi bello succoso e un po' di cioccolata sopra. Ta-da! Questa giornata è passata come le altre, abbastanza velocemente. Questa sera non c'è nessun sole da salutare perché oggi è venuto fuori giusto quando mi stavo allenando questa mattina, ma sono venuta un attimo fuori per vedere se potevo fare un flow, ma c'è vento ed è freddo. Comunque, ragazzi, devo ringraziare chi nel video dove vi dicevo alcuni miei passatempi durante la quarantena, perché in quel video alla fine dico che non avendo il Kindle non posso dedicarmi alla lettura e ne sono abbastanza triste perché io amo leggere e avendo tanto tempo a disposizione leggere sarebbe bel gradito. E alcune di voi mi hanno detto: sì, ma perché non ti scarichi l'app del Kindle? Tipo leggere i tuoi libri da lì. Ho scoperto un mondo. Cioè, io vi adoro, grazie, grazie, grazie. Ho scaricato l'app del Kindle e ho accesso a tutta la mia library di libri che avevo già scaricato, che sono praticamente tutti quelli di Carrisi che ho già letto. C'è Wabi Sabi di Thomas Navarro, che è assolutamente consigliato per chi vuole riflettere un pochino. Wabi Sabi è un'ideologia giapponese che vede l'imperfezione come qualcosa da abbracciare, da accettare. È un libro che fa molto riflettere e che consiglio davvero a tanti, soprattutto in questo periodo. Troverete molto utile. Io ammetto che l'avevo iniziato in un periodo molto difficile della mia vita, in cui dovevo compiere tante decisioni, ed è stato a ottobre-novembre dell'anno scorso quando dovevo decidere cosa fare nella mia vita perché non ero soddisfatta, e mi ha aiutato tantissimo anche a compiere le decisioni che poi ho compiuto. Poi però a Natale, viaggiando eccetera, insomma quando ero nelle Filippine, non avevo voglia di leggere quel tipo di libro e quindi l'ho lasciato lì, però magari adesso posso riprenderlo perché avendo accesso alla mia libreria io posso andare e, ragazzi, cioè me lo apre anche esattamente nella pagina in cui ero arrivata a leggerlo. Vi dicevo, io ho tutti i libri di Carrisi che si legge anche, che li ho letti tutti, read. L'ultimo è La casa delle voci, top. Non me lo ricordo benissimo in questo momento, ma mi era piaciuto tantissimo. Me lo sono divorato in 3 giorni, quindi mi deve essere piaciuto tanto. E poi qui, oltre a quelli di Carrisi, ho un sacco di libri di Prime Reading. Se siete iscritti a Prime, Amazon mi dovrebbe veramente pagare per tutto questo, avete anche accesso a una libreria infinita di libri. Non sono ovviamente gli ultimi usciti, però
sono molto validi. A me piacciono i libri thriller, mi piace Carrisi, quindi tutto quel genere lì. E ho scaricato Non ho paura del buio di Robert Duggan, non leggo il nome, vabbè. E Quelle belle ragazze. Non ho paura del buio è l'ultimo libro che ho iniziato a leggere, quindi adesso riprendo da lì, cerco un attimo di ricordarmelo e continuo a leggere. Ammetto che non sarà al massimo leggere dallo schermo del telefono e vabbè, ma si fa quel che si può. Una volta avevo aperto l'account su Google Reads. Dovrei andare a ricercarlo, risistemarlo e vedere se è aggiornato, perché vi era piaciuto tantissimo, ma ammetto che, come tutte le cose, ogni tanto me le perdo, mi rimangono indietro e forse non l'avevo neanche più aggiornato. Se lo trovo ve lo scrivo nell'info box, perché avevo segnato un sacco di libri che avevo letto nel tempo con le recensioni, mi ero anche ben impegnata, e i miei consigli se leggerlo o meno, senza spoiler. Oggi non faccio tanto perché è un pochino freddino, quindi ora entro dentro. Però a fine giornata questo movimento mi fa, non so, mi fa stare bene, mi piace tantissimo farlo. È una cosa che probabilmente integrerò anche quando tornerò a una vita normale. Chiudere la giornata con, cioè davvero faccio 10 minuti, un quarto d'ora, a volte poi mi perdo nelle cose, sto anche mezz'ora, però proprio andare a testa in giù, fare due movimenti così, sentirmi un po' flow, yeah, yuppie, yeah, e basta. Amore, ma quanto sei bella! Questa sera grigliata mista, cioè una bistecchina della rosticciana. Questi piselli che sono insaporiti con una mezza salsiccina e del peperoncino, passata di pomodoro, fagiolini che io ragazzi adoro, al dente, buonissimi, galletto eccetera. Ed è arrivato anche l'olino. Luna, buon appetito! Sì, me lo si coprò. Ho chiuso dentro. No, con lei porto sempre una maschera.